Molta sintesi. Allora, io di mestiere faccio l'attore, non sono uno scrittore. Faccio l'attore da 27 anni, ho cominciato che ne avevo 19, ne ho 46 e si vedono tutti. E oltre a questa attività di attore, da un po' di anni faccio anche lo sceneggiatore, cioè scrivo storie per il cinema. E mi era capitata per un anno, cioè avevo immaginato una storia che poteva essere un bel film, avventuroso, elegante, bello, divertente. E però proporlo al produttore cominciava ad essere difficile perché era un film piuttosto costoso, è tuttora a livello di film costoso, perché si svolge un po' in Italia, un po' a Madrid, un po' a Siviglia, ci sono diversi morti, sparatorie, ferite, macchine che saltano per aria, c'è tutta un'azione avventurosa. Tipo 007. Eh? Tipo i film del 007. Sì, c'è una certa parente. E dico, va bene, non troverò mai in Italia un produttore disposto a venirmi lì. Però per non buttare la storia, perché mi sembrava buona, nel 2006 ho cominciato a trasformare il romanzo. E tutti mi guardavano con giustificato scetticismo, fosse un tempo partito. Sì, e era vero che ho cominciato a rinchiudermi in camera con il computer e ho scritto questo romanzo, rispettando la traccia di quella storia originale, originale che